Amici di Marci Games, bentornati su Golf. Su Golf. Raga, ma il nome della... No, amici, raga, di Marci, no. Games, siamo su GTA RPG versus Car versus Planes. Io e Loco siamo in due. Poi abbiamo il guidatore di Mark e Nico, che no, è un Dead Eye. Ragazzi, vabbè, cambia ogni round, Nico. Cioè, non è che... No. Ma raga, ma il nome della scorsa... Arena Grenade. Arena Grenade. Easter egg, non dovete dirlo. Arena Grenade. Sempre, Nico. Arena Grenade, raga. Lo sapevate? C'era scritto Arena Grenade. E perché allora, di granata? Allora, vi dico una cosa importantissima. Intanto lasciate un mi piace, raga, e scrivete nei commenti cosa ha fatto Loco, perché Loco è stato cattivissimo con me, Marco. Adesso vi racconteremo, non è vero, tutto. Una cagata, ancora, se trovate il lanciolaser di ricerca, non vale, chiaramente. Certo, forria, il fratello. Vabbè, niente, volevo... Ma tu sei sopra o sono sotto, scusa? Io sono sopra. Oh, cavolo. Loco sotto, Nico, in bestia. Io volevo solo dire che Marco dovrebbe iniziare a raccontare un po' le allora, cose successo. Ma che guarda, devo fare, Marci, prima? Non... Devo killare? No! Ma? Non avevo capito. Niente. Marcione. Zio, non avevo inteso. In realtà, cioè, come sei esploso? Che non ho compreso. No, non sono esploso, sono caduto. Ah, io ti ho visto proprio tipo saltare in aria. No, sono caduto, zio. Ma erano tutti contro tutti? No, sì. Ah, ora okay. Sì, prima era Loco, era con Marci. Ciao Marco. Vai Loco. Ovviamente non si può cambiare veicolo o si può? Non si può cambiare veicolo, chiaramente. Okay. Io sono esente da questa cosa perché ho già sfondato un aereo. Vabbè, ma perché perché tu sei tu, ok? E che non posso aspettarvi. Dai Loco, fai qualcosa. Dai, Loco. Non lo vedo. Marco ancora non sta raccontando. Io non sono contento. Io in questo momento non mi sento ancora pronto a raccontare, perché è stata una cosa talmente tanto... brutta. Emotivamente forte. E cioè, mi sta ancora un po' segnando come... Sì, diciamo come che Loco non ce l'aspettavamo di questa cosa. E quindi, cioè, non... Ha un ultimo colpo. Ma il mio aereo spara? Anica, cosa devo fare? Ma cosa devo fare? Mi vado a schiantare! Ma vinci tu poi, non mi piace questo gioco. Vieni qua Marco, forza, ti aspetto. Oh, no, bravo, no, spruzzo! Quota. Vai Loco, devi sparargli. Ma non muore! Ultima... Come faccio da pad a vedere se ho delle armi in aereo? Ma quanti hai dato te? Io uno, tu due. Ah, non mi hai mai colpito, Marci. Ma zio, sì che ti ho colpito. Ma quanti colpi c'hai? Oh, sei bravo, colpi, Loco. Troppo! Oh! Ha vinto Nico. Sì, l'aereo più forte del mondo! Incredibile! Mazza, Nico, questa cosa è questa cosa è davvero incredibile, ragazzi. Nico è impazzito, raga. Ho attaccato il pad, sono un pad player. Mamma mia, sei proprio uno spruzzo, sei. Ragazzi, nei commenti mi fate sapere se volete un video di Fortnite, per favore. Cosa siamo noi? No, siamo gli aerei, zio. Ma io sono da solo con l'RPG. No, Brody, siamo divisi. Ma sei la macchina tu, zio? Non è la macchina questa. Ah no, sì, siamo da solo, raga. Nico? Ma io devo sparare a Marco o a Marci? E a Loco, ovviamente. A tutte e tre. A tutti. Ah, siete voi... Io non ho capito. Siamo 3v1 in realtà. Cioè, nel senso, noi dobbiamo ammazzare anche Marco. Come facciamo a ammazzare Marco, scusa? Tu sei in alto e in mezzo, Nico. Come ci si accovaccia su questo gioco? Boh. Lo capirete dove sono. Ma raga, ma l'aereo non sterzo, mi sto sbagliando solo io? Devi prendere quello che è dritto. C'è uno proprio sulla rampa, pronto a partire. Ora mi è un po' più facile, perché... Ma ok, ho visto qualcosa che non volevo vedere, forse. Cosa, io no, Loco? Cos'hai visto? No, niente. Io ho preso un po' di lanciarazzi. Scusa, la cosa che non potevi vedere. Come hai preso un po' di lanciarazzi? E certo, sono stato sotto. Ma non puoi! Perché no? Ma è un furto! Ma spruzzo, ma che vuoi? Ma spruzzo, intanto chiami quell'altro. Quell'altro ha un nome, non è spruzzo. Sicuro. Andiamo alla anagrafe. Ho visto Marco che bravo. Io ho visto una scena, ragazzi, critica. Critica veramente. È morto Critico? No. Critico. Dov'è Critico d'arte? Ma comunque lo sappiamo che... Non si è mai detto che Nico era un critico d'arte prima? No, giovane? Ma zio, non è un critico d'arte. Lui praticamente è un... Avete presente quelli che fanno... Che provano il cibo? Ecco quello. È un sommelier. Critico gastronomico. Critico gastronomico si chiama. Mi sta planando una macchina. Ma Nico, sei sopra sotto? Sotto. Giovanni. Oh, è passato via da qua. Marci, esplodi, attento. Ho un colpo. E come faccio adesso? Cappa. Vado a prendere l'aereo. Ma non... Ma perché deve rompere? Ma Nico, sopra sotto. Sono sopra, ero dentro un cespuglio e mi hai sferato. Ma gli aerei dove sono, Loco? Nico, Marco? Boh.
Vabbè, l'appello ha fatto quello, la festa. Fanno all'hangar, fratello. Ma l'hangar qual è, scusami, zio? L'hangar. Oddio, mi sto per suicidare. No, Marci, non puoi raggiungerlo perché è solo con una rampetta per prendere. Non c'è l'aereo, quello normale militare di. Mamma mia! Maron! Ma stanno a pushare due sulla stessa ramp. Non è vero. Aiuto! Costruisci, Nico, costruisci. Sto adottando la tecnica. No, Marci, non ti sparo. Io mi sono perso questa scena. Io mi sono perso questa scena davvero. Non è divertente, io non sto ridendo. Il gioco è bello quando ridono tutti. Io spero di averla filmata bene. Perché sono di TikTok, quelli tipo. Zio Pera, raga. Ma con Marco si può usare il missile ricerca, giusto? Cioè, boh, no. So. E come facciamo, zio? Io l'avevo quasi preso prima. Beh. Non ho capito questo. Vittoria, ah. Sì. Raga, io Andrea, fai un TikTok di quelli proprio esagerati, uno short, cioè io lo voglio rivedere. Adesso ci sarà Marco sotto, eh? No. C'è Marcolino sotto adesso, eh? Tutto a ricerca teleguidata. No, quelli non due si può. Due aerei in testa ti arrivano. Non si può guidato, bro. Bro. Sono di nuovo con l'aereo? No, penso di essere io con l'aereo. Ah, no, macchine. Devi fare il giro. Ma tu mi seguito l'aereo, non sono capace. Guarda, zio, io non te lo racconto dopo che mi hai fatto andare a casa tua per portarti a casa ieri dopo 12 ore di macchina. E cosa facevi? Io ho proposto di lasciarmi in studio, voi no. Non si può dormire in un immobile commerciale, loco. No, Nico ha preso una stanza in Airbnb, ha preso. A fianco allo studio, sì. A fianco allo studio. Vuoi la fattura dell'Airbnb? Vai, va bene. Sono un Airbnb. Ciao, sto a guidare l'aereo finalmente. Ciao, sei Mars. Porca bussola. Mi sto caduto. Ma Marci mi ha letteralmente, raga, ha asportato il cuore. Ti ho ucciso? Mo? In modo di... Posso prendere lanciarazzi, hai detto, no? Anche no, noi possiamo, tipo. Come ci fermiamo, Marci? No problema mio. Marci, non so fermarmi. Già tanto che è partito quel ragazzo. Mi sono fermato. Ecco, appunto. Io avrei detto. Beh, è un Nico nuovo questo, eh. È un Nico nuovo. Particolare, vero? Zio molto Pierre. Simpatico. Oddio. Marci, puoi farcela. Ma è sopra, è sceso dall'auto. Ma porca miseria, rubato un'auto. Zio, se tu sei in auto, come faccio a ammazzarti con l'aereo? Se mi schianto su di te, esplodo. È vero, c'ha ragione. Non è vero, Marco mi ha ucciso prima. No. Ma io posso usare quella ricerca? No, non puoi. Non si possono proprio prescindere quella ricerca, zio. Ma hai detto di sì prima. Ho detto di no. Allora, ha detto sì. Ha detto no. Prima ha detto sì. No, ha detto di no, zio. Oddio, è caduto. Ma tu sei al medio, sei. Tu sei un dito medio. Nico è diventato Buddy oggi. Non mi sembra che Buddy sia un montanaro. Un dito medio? Ah. No, neanche. Per un periodo lo è stato, sinceramente. Esatto, era Max lui. Mi manca Max. No, ma Max è un'altra persona, non era Buddy. L'ho preso? Pace, non fatti colpire però così facilmente da quello lì. Oddio, quello lì lo dice a tua mamma. Ma anche tu prima hai chiamato quello lì. Ma io ho... Ehi, quella è la mia auto! Marci, cosa stai facendo? Non capisco perché non muoia. Ma non mi hai mai colpito. No, ma è, cioè, è troppo vicino. Ma riprendo l'aereo, va. Riprendo, guidata allora. Ma l'aereo non c'è più, è esploso. Ma c'è l'altro, quello è mio forse. È esploso anche il tuo, zio Pera. È il mio esploso, il tuo no. Il mio è esploso, zio. Potete venire qui invece che litigare sull'esplosione. Ma se vogliamo prendere un altro aereo, come facciamo? Tempo. Non si può. Uno, one try. Hai vinto allora. Lo spero. Umano. Ma tu non senti in me. Ho un'idea. Mi sono suicidato. Va bene. Veramente? Come ha fatto? Avevo un'idea. È strano. Ma io c'avevo un'idea, zio. Avevo un'idea. Però Marcio aveva un'idea, raga. Era vincente la mia idea. A che ora è il tardi per te, Nico, in generale, nella tua vita? Tipo, tu mezzanotte. Dici... No, ma tu dici quando, tipo, arrivi la sera tardi in macchina. Quando è per te a livello di orari? Mezzanotte una. Ok, siamo arrivati a Milano alle 11.04. No, siamo arrivati prima. Prima a Milano. Alle 11. No. Anche dopo. Alle 11.04 no. Eravamo a casa di Ale. Esatto. Che è già molto dentro Milano, quindi... è arrivato Marco, aiutami! Non sei andato. Quindi, no, ecco... Beh, quindi... Andiamo alla storia, raga, per favore, che mi sto un po' arrabbiando. A quell'ora, mia madre e mio padre non sarebbero riusciti a venirmi a prendere così lontano, perché era molto tardi. Quindi io ero lì a Milano e non potevo fare niente. No, è diversa la storia. Raccontagli a te allora. Tuo padre doveva venire, ma tu non l'hai voluto far venire perché volevi dormire da noi. Non diamo la colpa a padre. Io volevo... perché io voglio dormire su un divano in uno studio.
Ma stanno pure, sta pure screditando, eh. Capisci? Attenzione. Cioè, si autoinvita. Lui... Quindi, ieri non potevamo venire. Ero lì a Milano, ho chiesto voi. Cioè, in qualche modo... Non hai, in realtà non ha molto chiesto. Ma raga, è proprio tipo... Questo è proprio... È proprio tipo l'antiracconto. Va bene, antiracconto. Inventatevi le cose come ogni volta. Perché sta volando quella aeroplaca? Io, ma zio Pera, mio, ti odio. Sei la persona più brutta del mondo. Ti ho visto che stai schivando, manco Matrix, boh. Fatti colpire, finisce la paura. Oddio, esplodo. Ok, no. Comunque, Loco, sono i treni notturni da Milano in giro per il mondo. Ci sono treni notturni. Sì, e sì abbiamo arrivato fino a mezzanotte e 40. Al binario 9 e 3 quarti c'è un treno per Hogwarts da Milano Centrale. Mamma mia, che filo. Tra poco esplodo. Ti ho sfilato almeno. C'è qualcosa lo sta facendo. No. Però un motore va a fuoco, non so perché. Ma porca miseria! Ci ho beccato. Ho perso una ruota. Cioè, non è molto normale quello che stiamo vedendo. Loco mi sta sparando da sopra verso sotto. E mi ma ha colpito. Si sei la rampa! Brutto pagliaccio clown! Ma col pad è facilissimo volare. Perché non l'ho fatto prima? Perché sei un idiota. E vuoi diventare un aviatore. E si lamenta poi del luogo in cui dovrebbe stare. Capito. E esplodo. È successo. È finito. Calcolato male. Marco, vuoi morire? No, dai. Poi come ti ospito? Come ospiti tanto non hai voluto. Mi ho mirato dall'alto verso il basso, non ho visto chi è stato. No, ma non eri per terra, per no, terra. No, ero per terra, ma che cosa no, dici? No, non ti ho beccato, giusto? Sì che mi hai colpito. Vieni qua, Marco, forza, aspetto, 1v1. Mi stai aspettando sul divano, in studio? Ma quale dei due? Hai distrutto De Mark. Ma no, che è morto. Non sono morto intanto, non sono morto. Bravo Marci, complimenti. Comunque volevo che si spiegasse e raccontasse meglio la storia. Cioè, Marco si è un po' arrabbiato perché ha detto: cavolo, poteva tranquillamente dirmi, ragazzi, vi dispiace se rimango in studio, perché purtroppo non me la sento di farmi niente. No, non è vero. No. Ma raga, ma perché stiamo parlando di sta roba in video? Tu hai detto che volevi parlare in no, video, no, giusto no. Che hai. Io non mi hai detto questa cosa. Amico, vieni, io ti spacco tutto. No, oddio, io non ero pronto. Ciao, c'è qualcuno qua sopra? C'è nessuno? Ma perché siamo sempre io e te contro? Ale, bravo, torna giù. Ale. Ma quello in alto è morto? No. Ma chi è in alto adesso? Marco? Marco vola. C'è spruzzo in alto. Spruzzo è loco. Non so spruzzo. Oh, signore! Pietà, chiedo pietà, chiedo pietà. Non so se scusa, c'è stata che ho... Non c'è stato pietà. L'hai chiesta però, eh. Tu l'hai chiesta, ma non c'è stata. Ma come sopra? Ma cosa stai facendo? Ma io... Ma perché tutte lui le trova? È vero. C'è una roba da dire che Marci trova sempre tutte le cagate. Non si può prendere. Boh, era acceso. È morto, vero? Ma ti ho fatto esplodere in volo. Godo. Si vola, si umma. Ciao a tutti. Comunque la storia di Loco un giorno ve la racconteremo. Ciao.